Il podio della seconda edizione dello Chaquetrel è stato conquistato da due italiani. Daniel Young per la categoria maschile, che con un tempo di 4 ore e 24 minuti segna anche il nuovo record del percorso, e Silvia Rampazzo per le donne, che con le sue 4 ore e 59 minuti si piazza anche al quinto posto della classifica generale. Sono partiti alle 6.30 del mattino per compiere 47 km sui sentieri delle Cinque Terre e godersi un vero panorama mozzafiato in un'impresa che può compiere solo chi di fiato ne ha da vendere. A partecipare 250 podisti provenienti da tutto il mondo, Francia, Norvegia, Svezia e persino Stati Uniti. Tra le presenze VIP spicca l'Iron Woman della corsa, Sally McCrean, testimonial per la Nike Trail Elite, che si è classificata terza per le donne e spiega di aver avuto problemi muscolari lungo la corsa per aver sbagliato la partenza, mettendo troppa velocità sui primi chilometri. Il risultato sono stati crampi per una donna che arriva a fare gare lunghe fino a 166 km e compie fino a 20 ore di corsa continuativa. Chaquetrail resta un percorso tanto unico quanto difficile e si vuole qualificare come un ultra trail elite. Attraverso i borghi delle Cinque Terre, i boschi, i vigneti, con partenza ad arrivo a Monterosso, con saliscendi continui, si calcolano infatti 2600 metri di dislivello in positivo. Oltre che un racconto di sport, è un racconto del territorio e, come svela il nome della gara, si lega al prodotto locale emblema, lo Chaquetrail. Un connubio tra sport ed eccellenza vitivinicola che guarda anche ad altri esempi che stanno prendendo sempre più campo, come il Trail del Moscato delle Langhe o il Valtellina Trail, un modo diverso di scoprire e fruire i paesaggi. Tra i podisti un buon risultato spetta anche agli sportivi assessori regionali Andrea Costa ed Edoardo Rizzi, che sono arrivati in 8 ore e 45 minuti, provati ma entusiasti per l'esperienza. L'evento ha coinvolto tantissimi volontari di tutti i borghi delle Cinque Terre, le pubbliche assistenze locali, i vigili del fuoco, la guardia forestale, in supporto alla riuscita di ciò che è diventata una vera e propria festa, anche per gli atleti della tavola che tra banchi gastronomici e assaggi enologici hanno avuto modo di dimostrare altre categorie sportive. È un grande esperto casaro della Finlandia.